Mi sono scordato quello che dovevo dire. Regà, ma pure voi dentro l'uovo di Pasqua ci avete trovato questi grandissimi e bellissimi mortacci. Bellissimi, dicevo, giocattoli di Kung Fu Panda, regà. Ma che pensate che c'ho solo questo, regà? Ma c'ho anche lui che tira i calci, mortacci vostra. Ragazzi, bentornati sul canale. Incredibilmente, vi avevo detto che non avreste visto più vlog. Ma invece, ecco qua un altro vlog. Sì, ragazzi, lo ammetto, un po' mi manca fare video. E quindi ogni tanto mi vengono i rimorsi. E quindi rivedrete la mia facciona su YouTube. Oggi sto provando una cosa che non ho. No, mamma. Wow. Vi dicevo, oggi sto provando come cazzo si dice, raga? No, un format, un'inquadratura che penso non abbiate mai visto prima d'ora sul mio canale. Detto questo, signori, di cosa parleremo in questo video? In questo video, signori, parleremo del perché ho deciso di smettere di fare video. O meglio, ho deciso di prendermi una pausa da YouTube. Una pausa dallo stress di registrare, di editare e caricare. Ma soprattutto, signori, come vi avevo accennato nello scorso video, per vari motivi, motivi di tempo, motivi di lavoro, eccetera, non avevo né più la voglia né più la fantasia di editare, caricare, registrare, insomma, la solita solfa, la solita bottiglia. Oggi però andremo, bottiglia, a sviscerare questo bottiglia. Discorso che avevo... perché ho fatto tipo così? Questo discorso che vi ho accennato precedentemente. Cercherò di essere il più breve possibile, quindi iniziamo subito. Farò un taglio a ogni parola. A parte gli scherzi, ho selezionato tre motivi per cui ho essenzialmente scelto di smettere di fare video. Motivo numero uno: la voglia e il tempo. Non sarò qui a ripetervi il perché di queste cose, già ve l'ho detto precedentemente. Numero due: YouTube Italia, come tutti sapete, è come dire una bottiglia. Una grandissima merda. Mi ero rotto altamente i coglioni degli haters, dei bimbo minchia, di quelli che ti dicevano che copi, di quelli che ti dicevano che sei un coglione, di quelli che ti spalavano merda addosso. Ma attenzione, non sto dicendo che li davo pena, non sto dicendo che li davo ragione, e soprattutto non sto dicendo che tutta YouTube Italia è una merda. C'è un piccolissimo tumore formato dal nuovo pubblico che sta emergendo su YouTube, che essenzialmente sta facendo stancare, a quanto vedo, molti youtuber, anche molti più affermati di me. Il terzo motivo riguarda la mancanza di idee che mi stanno venendo in mente quando devo fare un video. Mi mettevo davanti alla videocamera o davanti al PC, alla PlayStation, e stavo là con le braccia conserte a aspettare che mi venisse un'idea. E questo terzo motivo è una conseguenza degli altri motivi che io vi ho già detto in precedenza. Perché quando c'è poco tempo e soprattutto poca voglia, anche la mente lavora di meno. E quindi stavo vedendo nell'ultimo periodo che i video erano sempre gli stessi: Minecraft, Clash of Clans, Call of Duty, Minecraft, Clash of Clans, Call of Duty, vlog, fuck you time, Minecraft, eccetera. Quindi, ragazzi, questi in breve erano i motivi per cui ho deciso di smettere di fare YouTube. Spero che il video non sia venuto troppo lungo, spero di non avervi annoiato. E direi che per questo vlog è tutto. Dato che pian piano mi sta ritornando la voglia di fare qualche piccolo video a cadenze non giornaliere o non ogni 2 o 3 giorni, vi chiedo giù nei commenti di lasciarmi le domande per il fuck you time. Che però, attenzione, vi avevo detto un po' di tempo fa che le fuck you time diventavano Faros time. Quindi giù nei commenti scrivetemi hashtag Faros time con una domanda, chiedetemi quello che vi pare come al solito. Quindi, signori, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi se non vi siete iscritti. Ci vediamo al prossimo video. Bella.